Buongiorno a tutte amiche mie, buon sabato. Oggi facciamo un'altra bellissima ricetta, bella golosa, per i nostri figli e per i nostri nipotini, e anche per noi, se ne avanza, ovviamente. Quindi facciamo Kinder fetta al latte, va bene? Mi occorrono 4 uova, io ce le ho scritte qua, 4 uova, 140 grammi di zucchero, 3 cucchiai di cacao, 1 yogurt bianco, 50 di amido di mais, 150 g di farina, un cucchiaio di miele, una bustina di vanillina e mezza bustina di lievito. Va bene? Ecco, e andiamo a fare adesso il biscotto. Quindi, prendiamo le uova, 4 uova, una bella ricetta facile, facile, no? Ecco. 4 uova, quindi andiamo a buttare tutto. E andiamo a frullare. Questo fa un po' di rumore, però non ci posso fare niente. Sembra un trattore sto frullatore. Lo devo cambiare, lo devo prendere silenzioso. Pronti? Partenza, via, vai! Adesso ci aggiungo lo zucchero. Vedete che rumore che fa? Adesso ci aggiungo uno yogurt bianco. Uno yogurt così, eh? Questo vediamo di quanti grammi è, 150 grammi. E frulliamo. Adesso mettiamo la farina. Grammi di farina. Piano piano, se no mo mi vola tutto. Vedete? Bisogna fare piano piano. Vado a mettere l'amido di mais. Scegliamo così, poco poco così. Adesso ci vado a mettere mezza bustina di lievito per dolci, metà. Una bustina di vanillina. Ecco qua, scesa tutta, sì.
Proviamo. Quindi adesso ci andiamo a mettere un cucchiaio di miele. Bel cucchiarazzo di miele. Ok. Quindi aspettate. Che adesso dobbiamo mettere 4 cucchiai di cacao. Così, eh? Bello scarso. Quindi andiamo a frullare qua tutto. Mo prima amalgamo così che sennò mo mi vola tutto in faccia sto cacao in polvere. E poi divento bella nera nera come una marocchina. Quindi, ecco, frulliamo tutto adesso, eh? Abbiamo messo tutto. Quindi adesso mi vado a raccogliere tutta l'impasto che mi è rimasto ai bordi. Dobbiamo fare colore. Così, ecco, dai. Via. Ecco qua, impasto è fatto per fare il biscotto. Adesso andiamo a prendere una teglia, l'andiamo a imburrare, mettere un po' di farina e poi accendete il forno a 180 gradi e la lasciamo nel forno 30-35 minuti, ok? E allora prendiamo una teglia, verso tutto il composto dentro la teglia. Raccogliere tutto, eh? Ecco. Adesso andiamo a livellare bene l'impasto. Io il forno già l'ho acceso, eh? Ecco qua. Buonazzo, di sapore buono proprio. Bene, ci vediamo dopo. Quindi adesso che io ho infornato il biscotto, mettiamo 300 ml di panna, che questa la dobbiamo montare, eh? Allora, 300 di panna e 100 grammi di latte condensato. Questi sono 170, quindi ci regoliamo. Ecco qua. E andiamo a frullare. Dobbiamo montare la panna adesso. Sì.
tutto, è facilissima, facilissima, Assomiglia molto a quelle Kinder fette al latte che troviamo nei supermercati, questi sono più genuini. Ecco fatto, finita di montare la panna, vedete? Questa, quando vedete che non scivola più, vuol dire che è già pronta, va bene? Quindi adesso dobbiamo andare a farcire la nostra Kinder fetta al latte. Ed eccolo qua, amiche mie, guardate il biscotto, vedete? Adesso lo andiamo a tagliare. Vediamo di... Dobbiamo tagliare tipo panino. Vediamo. È uscito proprio bello, morbido, eh? Questo poi lo dobbiamo prima lasciarlo un po' raffreddare, eh? Ecco fatto, tagliato, vediamo. Eccolo qua, no? C'è bello, no? Quindi adesso prendo un piatto e lo metto qua sopra, già sul piatto di portata, eh? E adesso andiamo a mettere la panna. Eccola qua. Quindi andiamo a livellare tutto. Questa la dobbiamo la poi lasciare 2 ore in frigo, eh? Ah, c'è bella, no? Bella bonazza buona. Eccola qua. Questo è peccato che la buttiamo, no? Mettiamo tutta dentro.
Diciamo, sto bella intrigata qua che faccio queste cose. Perché voglio che mi escano belle, perfette. Ecco fatto, tiè. Ecco fatto. Adesso mettiamo questa di sopra. Ecco qua, bonazza mia. Che me ne sembra? Guardate. Mio Kinder fetta al latte. Guardate che bontà, adesso la vado a mettere questa in frigo. La vado a mettere in frigo perché questa si deve adesso. Si deve indurire un poco, eh? Ecco, buona. Cosa ve ne sembra? La mia Kinder fetta al latte. Buonazza, eh? Quindi adesso la vado a mettere in frigo, ci vediamo dopo per l'assaggio. Quindi andiamo all'assaggio adesso, eh? Che bontà. Buona la mia Kinder fetta al latte. Guardate qua, che bontà, amiche mie. Me la vado a pappare. Buonazza. Buona. Questa mo me la mangio dopo. Faccio un bel caffeuccio. E quindi questa è la mia ricetta di Kinder fetta al latte. Mi raccomando, fatela, che è buonissima. Ciao. Mi raccomando, fatela. Fatemi vedere come la fate. Commentate. Io vi aspetto su YouTube o sulla mia pagina Facebook Francuzza. Ok? Un bacio con tutto il cuore. Ciao.